Salve gente, voglio provare a fare una top 10 sui misteri alieni. Se entrate recentemente, se ne avranno di altri simili. Come sempre, lascio le fonti, questo caso la fonte, dove ho preso le informazioni in descrizione. Penso che tutti ci siamo chiesti almeno una volta se il nostro pianeta sia l'unico ad ospitare la vita nell'universo, ma pensare di avere compagnia in altri pianeti o nella galassia non è così assurdo, anzi, nel corso della storia dell'epoca odierna si è sempre parlato di entità oltraterrene e semplicemente extraterrestri. E l'uomo ha sempre documentato e raccontato di quei tanti eventi accaduti. Vediamo i 10 misteri rimasti in bilico tra mito e realtà. Roswell, Area 51 e Pop Lazar. L'8 luglio 1997, un incidente scosse gli USA. Un velivolo cadde nel deserto del New Mexico. Furono recuperati immediatamente i resti dei rottami e i corpi delle vittime. La prima versione dell'esercito fu sconcertante. Si trattava di un disco volante alieno. Inspiegabilmente le dichiarazioni furono ritrattate i giorni seguenti e si affermò fosse un semplice pallone sonda. In molti ancora oggi non credono a quel comunicato, ma dove vennero portati i resti? La famosa Area 51, al tempo segreta, venne scoperta da un satellite russo, sempre che nasconde il disco caduto con i relativi colpi degli occupanti e che lì si sperimenti ancora la loro tecnologia. Un testimone di tutto ciò fu Pop Lazar, un fisico che affermò di aver lavorato nei pressi dell'area segreta, anche se alcuni punti dei suoi racconti sempre ci siano controversia. Lazar non venne mai smarrito da macchine da vita, infittendo così mistero. Von Braun e UFO Littler, oh, su Littler sta sempre in mezzo ai video, Werner Von Braun fu uno scienziato ingegnere che passò dall'essere un importante nome nel corpo tedesco delle SS naziste a divenire un perno per tutta l'umanità. Infatti fu lui l'inventore dei razzi V2 e passato alla NASA. Fu lui che fece mettere all'uomo il primo piede sul suolo lunare. Brown però è anche convinto che ci fosse vita nello spazio, troppo convinto sempre che quanto gli fu chiesto di come i tedeschi avessero realizzato tali strumenti aerei, rispose: siamo stati aiutati da esseri di altri mondi. Ciò che può sembrare assurdo, ma riflettete sui progetti di Tara e le costruzioni di velivoli, formano convenzionali a disco, la tecnologia del tempo e probabilmente anche odierna. Fu addirittura un'arma che Führer desiderava posizionare nello spazio per colpire i nemici dal cielo. Apollo 11. L'arrivo sulla Luna il 20 luglio del 1969 fu un piccolo passo per l'uomo ed un grande passo per l'umanità. Ma è tutto così chiaro, così come ci venne fatto vedere? Dopo il non facile allunaggio, gli astronauti Armstrong e Aldrin, mentre Collins rimase sul modulo, esplorarono l'area circostante, quando improvvisamente il segnale radio TV scomparve per ritornare qualche istante dopo. Un evento non impossibile, ma cosa accadde in quei minuti? Il segnale andò via per un caso fortuito o voluto, sembra che sia stata una decisione top secret di cui erano informati solo gli astronauti ed un nucleo di 10 persone circa Houston. Esiste un'intercettazione sede NASA. Esiste un'intercettazione radio che si dice sia stata captata dai russi all'epoca in piena corsa per lo spazio, ed in questa intercettazione gli astronauti comunicarono di vedere qualcosa a pochi metri da loro, mentre più volte Houston li richiamò a terminare il loro lavoro senza considerare ciò che hanno davanti: ritratti, statue e bassorilievi per ET. Ormai divenuti un cult. Per gli appassionati del genere, sono dimostrazioni artistiche di incontri con entità o velivoli extraterrestri. Particolari sono alcuni riferimenti culturali e statuine Maya, popolazioni dalle sorprendenti conoscenze astronomiche. Più vicine a noi sono bassorilievi egizi o quadri rinascimentali e non, che poco hanno a che vedere con la cultura del tempo, come ad esempio il battesimo di Cristo di Arte de Cheltera, oppure la Madonna con Pappino e San Giovannino di S. Mainardi, o ancora la battaglia di Norimberga di Classer. Phobos
e Marte tra anomalie e super successi. Il 28 marzo 1988 la sonda sovietica Phobos 2 in missione in orbita intorno a Marte scomparve misteriosamente senza lasciare traccia. Sembra che qualcosa la disattivò mentre si avvicinava a Phobos, uno dei satelliti di Marte. Intervento di un'intelligenza aliena o un artefatto di 2 anni, il padre di Phobos è il pianeta che più affascina l'uomo da sempre. Esatto, parliamo di Marte, il pianeta rosso. Come sappiamo, esso si trova nella zona insieme alla Terra, definita fascia riccio di oro. La zona orbitale, dove la vita potrebbe prosperare come sappiamo ormai con certezza, ha ospitato un'importante atmosfera, grandi corsi d'acqua ed oceani. Nel 2003 la sonda Piaggio 2 giunse sul pianeta rosso ma sparì misteriosamente. Dopo essere stata atterrata nello stesso anno, altre 2 sonde furono inviate in missione, Spirit ed Opportunity. Straordinariamente entrambe tornano oltre i 3 mesi previsti, Spirit per 6 anni, Opportunity ancora oggi in funzione. Quale incredibile longevità! Marte ospita anche una famosa zona dove sembrerebbero esserci delle strutture piramidali e un gigantesco porto, origine di molte teorie. La NASA si mentì di aver trovato strutture aliene, ma alcuni dettagli riferiti a tante foto recenti sono decisamente inquietanti. Quelle stellari. Questi misteri assumono un aspetto reale quanto a parlarne sono membri del governo, come ad esempio Paul Ayer, o come si pronuncia, ex ministro della difesa canadese, che affermò l'esistenza degli extraterrestri e la presenza costante sul nostro pianeta. Il suo consiglio è stato di collaborare con le specie benigne, tentare di apprendere più input militari possibili per svilupparci come potenza bellica. Sarebbe una scelta esclusa che testerebbe un'attenzione militare su di noi. Anche Reagan, come si pronuncia poi d'altre, la 42esima assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 settembre dell'87 parlò di come sul pianeta ci saremmo uniti contro una minaccia di entità non terrestre. Il capo è stato maggiore delle forze della difesa giapponese, il ministro Shigeru Ishiba, ha affermato che il Giappone deve prepararsi preventivamente ad un possibile attacco da parte degli alieni. Agli alieni piacciono i cereali. I famosi cerchi del grano ebbero un vero e proprio boom negli anni 60, specie in Gran Bretagna. Nel 91 Tuaziani ammise di aver creato un fenomeno a partire da uno scherzo. All'inizio degli anni 2000 il fenomeno ritornò di moda e anche Hollywood si interessò al caso del producente Sinise, la pellicola di Shyamalan. Oh, hanno tutti dei nomi così. In realtà il fenomeno in sé non ha mai avuto un calo di attenzione, che anzi è aumentato di anno in anno. La maggior parte dei disegni sono da attribuire ad artisti che operano di notte, mentre altri non trovano molte spiegazioni relazionali per via di alcune caratteristiche. I cerchi hanno forme ellittiche molto più complesse da realizzare, soprattutto di notte e in tempi rapidi. Sono presenti forti campi elettromagnetici, fenomeni di insetti carbonizzati, e ci sono testimonianze molto vecchie come quella raccontata in un giornale francese del 1678 in un articolo dal titolo Il diavolo mieti dure, alieni in città. Famosi sono anche gli eventi di Phoenix 97, quanto un'intera città ha visto delle luci nei cieli non riconducibili ad aerei, nel quale assunsero una struttura V. Gli avvistamenti portarono anche con terre vicine. Los Angeles è famosa per un evento che si svolse durante la seconda guerra mondiale, quando l'esercito si scagliò contro una luce nei cieli della città, sparandogli contro tutto un arsenale senza però creare danno al presunto velivolo. Venne dichiarato poi che si trattò di un pallone sesonda, la scusa che tanto piace ai militari. Un video girato da un caccia militare messicano nel 2004 e reso pubblico dal governo mostra molte luci e informazioni, lontananza e la difficoltà del pilota nel rimanere agganciato per altissima velocità. Men in Black, sì, non si tratta solo di una famosa saga cinematografica, ma di veri e propri racconti e misteri che si celano dietro a queste figure che intimoriscono chiunque per avere cambi informazioni o materiale riguardante l'albido extraterrestre. Numerose sono le testimonianze e diverse sembrano essere le tipologie di individui. Si sa solo che sono inespressivi, vestiti di nero e guidano auto nere spesso con targa sporca o riconducibile ad altre auto. Monumenti extraterrestri. Il primo pensiero va alle piramidi egizie. Molte
Molti non sanno che in origine le piramidi erano completamente bianche e riflettevano la luce verso l'alto. Inoltre sono posizionate quasi a voler rappresentare la cintura di Orione sulla Terra e furono costruite quando gli Egizi ancora non avevano scoperto la ruota. Ma non sono una struttura situata esclusivamente sulla Terra del Nilo. Infatti di piramidi ce ne sono molte in molti angoli del pianeta, come Sud America, l'Asia o l'Europa. Continuiamo a mandare segnali della nostra presenza, ma dimentichiamo che la fine di una civiltà storicamente è sempre avvenuta con l'incontro di un'altra più evoluta tecnologicamente. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un like e condividilo sui social. Se l'argomento lo conoscevi già o hai una qualche opinione al riguardo, fammelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!